Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format video realizzato per il blog gerardopaterna.com. Oggi vi voglio parlare ancora di Big Data e quindi la relazione fra i dati e l'agente immobiliare, e lo facciamo con Angelo Semerano, che è founder e CEO di Gestim. Ciao Angelo, ben arrivato. Ciao Gerardo, grazie, buongiorno a tutti. Bene, allora Gestim intanto è uno dei software più rilevanti nel panorama immobiliare italiano, quindi uno tra i più utilizzati. Assolutamente sì, soprattutto da reti grandi e strutturate, quindi diciamo va un po' oltre quella che è la tipica agenzia piccolina dove okay. lavoro io da solo con la segretaria, insomma abbiamo creato un prodotto un po' più evoluto. Ok, sì sì, so che ci sono alcuni aspetti legati anche al CRM, siete un po' oltre al concetto tradizionale di anagrafica e di incrocio banale. Esatto. Ok. Allora, parliamo subito quindi di gestione del dato. Quali sono ancora le sfide sul tavolo da affrontare per quanto riguarda proprio la gestione dei dati in ambito immobiliare? Ma guarda, le sfide ce ne sono tante, perché comunque il nostro è un settore in continuo sviluppo che non si ferma mai e va dietro un po' a quelle che sono anche le esigenze del mercato. Un mercato che però è un po' frenato nell'ultimo periodo per quello che concerne la gestione di per sé del dato. Dati ce ne sono tanti, il problema qual è? Che sono tutti quanti scollegati tra di loro. Ogni fornitore di tecnologia, parlando di gestionali, portali e così via, ha una porzione di dati e tutti questi dati sono chiusi all'interno di cassetti che non possono dialogare tra di loro. E la sfida, secondo me, è mettere in comunicazione le piattaforme a livello universale, no? Un po' di anni fa c'era il fenomeno, la moda dell'MLS, ancora oggi ci sta qualche strascico, gente che ci prova ancora con piattaforme MLS, microreti e così via. Il problema non è tanto tecnologico quanto concettuale, la tecnologia è pronta, se volessimo già domani mattina potremmo fare qualsiasi cosa, perché i tempi anche per sviluppare, implementare, far dialogare le piattaforme ormai si sono ridotti drasticamente. Il problema, appunto, dicevo, è concettuale, nel senso, se non c'è la volontà forte del mercato e degli operatori di andare in una direzione di open data, quindi dato aperto, possibilità di interscambiare questi dati, faremo veramente fatica. Lo vediamo in altri settori c'è ormai il dato aperto, le piattaforme tra di loro dialogano, basta pensare a internet, le comunicazioni, la telefonia, le suite di servizi di Google che può dialogare con Facebook, con qualsiasi altra cosa. Nel settore immobiliare, a parte i gestionali che mandano gli annunci ai portali, però altro non è che ci sia più di tanto. Noi stiamo cercando di fare la differenza creando una piattaforma che possa dialogare con tutto e con tutti. E aspettiamo anche altri attori importanti della filiera che vogliano magari integrarsi, però ci serve anche la volontà degli agenti, insomma. Ecco, ma questa difesa del dato fa parte, secondo te, un po' della cultura tipica del settore, dove è molto frammentato tra gli operatori, ma io vedo anche che tra, non soltanto fra gli agenti immobiliari, ma anche i fornitori degli agenti, quindi parlo di portali, tutti coloro che in qualche modo hanno dei dati, c'è un po' di resistenza alla condivisione. È tipico, secondo te, di questo settore? Oppure un comportamento che magari per esperienza tua trovi anche in altri ambiti? Ma guarda, penso che sia atipico a livello globale, ma tipico di questo settore. Purtroppo il retaggio del passato ha fatto sì che l'agente immobiliare fosse sempre stata una figura che guardava il suo orticello. Me lo acquisisco e me lo vendo da solo. La mentalità, appunto, di collaborazione non si è radicata in modo forte all'interno del settore immobiliare. Vuoi anche un po' le dinamiche che sono totalmente diverse rispetto ai mercati anglosassoni, ma qui si aprirebbe un mondo su cui disquisire. Il problema di conseguenza qual è? Che tutti gli operatori del settore si sono adeguati a quello che è di fatto la mentalità dell'operatore medio, quindi sì, se loro non per vogliono osmosi condividere... sono involuti anziché esatto, evolversi. Esatto, okay. Quindi di conseguenza diciamo ci sono le tecnologie per sì. far dialogare tra di loro queste piattaforme, movimentare questi dati, però purtroppo poi gli operatori non lo vogliono fare. Vabbè, voi siete pronti? Noi siamo pronti, ma bene. Da tempo. Allora, ci sono due concetti che ricorrono nelle discussioni, no? Quando si parla di tecnologia e di dati. Allora,
machine learning, quindi la macchina che impara, apprende, che impara, e intelligenza artificiale, che secondo me sono confusi di frequente. Spesso. Ci aiuti a così sì, chiarire allora, un po' bene in la... In realtà gli step sarebbero tre. L'intelligenza artificiale, sì, il machine learning e sì, il deep learning. Quindi okay, ci sono tre step. L'intelligenza artificiale che cos'è? Praticamente la possibilità di una macchina piuttosto che di un software, sì, di compiere in autonomia delle azioni che dovrebbe fare l'uomo, ok? E questo, sfatando un mito, no? Uno pensa all'intelligenza artificiale, il computer che da solo decide cosa Skynet fare. Esatto. Okay. In realtà è basato semplicemente sulla programmazione. Diciamo, il programmatore dice, se succede questa cosa, tu fai quest'altra. Allora la macchina utilizza questa intelligenza artificiale, che però è programmata a monte, sì, sulla base di determinate... diciamo causa effetti, sì, okay? È un comportamento programmato, esatto, okay, e a quel punto avvengono cose. Lo step successivo è il machine learning, okay, ovvero i programmatori inseriscono tutta una serie di aspetti tramite i quali la macchina o il software iniziano ad apprendere da soli. Quindi più volte si verificano queste condizioni, siccome in passato sono state risolte in quest'altro modo, adesso lo inizia a fare da solo senza che nessuno me lo dica, ok, okay, perché pensa, tra virgolette, la macchina, che sia il modo migliore per farlo, finché questo castello di carte non cade perché arriva qualcuno che gli dice che è meglio farlo in un altro modo. Per poi arrivare al deep learning, ma lì parliamo di reti neurali e così via. Okay. Il problema qual è? L'intelligenza artificiale è pressoché alla portata di tutti, quindi oggi ovunque c'è intelligenza artificiale, anche nel nostro software, l'abbiamo già implementata da tempo. Scusa, ma quella vera, dicono che in realtà ce l'hanno in mano i big player della tecnologia. I famosi fans, no? Facebook, AlphaTech, esatto, Alphabet, certo, e così via. Diciamo che oggi intelligenza artificiale, in realtà i player principali sono tre: Google, Amazon, okay, perché hanno anche gli assistenti virtuali, e Facebook, su cui sta lavorando veramente tanto, okay, su questo settore qua. Quindi se volessimo, diciamo, attingere alle loro risorse, potremmo anche farlo, perché mettono a disposizione tutta una serie di cose, non è che ce lo dobbiamo sviluppare da soli, però magari sono limitate a quello che può essere un uso comune, diciamo, al di fuori delle necessità business di un agente immobiliare. In questo caso avremo uno step in più, dove sono i fornitori di tecnologia del settore immobiliare che poi ci devono mettere del loro per portare, diciamo, questa intelligenza artificiale, il machine learning, il deep learning, a un livello più alto e funzionale e fruibile poi da quelli che sono i nostri utenti, insomma. Ok, in relazione a questo ti porto un po' nell'attività predittiva. Ci sono un po' di iniziative negli Stati Uniti che sostengono, insomma, di riuscire addirittura a anticipare alcuni comportamenti degli utilizzatori. Sì. Quindi la domanda che ti faccio è questa: quando il signor Rossi venderà casa e cosa riacquisterà? Allora, noi sono un po' di anni che facciamo raccolta di dati, perché stiamo iniziando a lavorare su questi modelli predittivi. Questo non lo nascondo, perché l'ho sempre detto da un certo punto di vista, altrimenti non sarei qui. Il bello qual è? Che oggi non siamo ancora in grado di stabilirlo, perché appunto quello che dicevo prima, ci sono tanti dati ma che non dialogano tra di loro. Se ci fossero più dati sarebbe più facile predisporre appunto una serie di modelli. Avere un big data effettivamente ti permette di andare su modelli di marketing predittivo, quindi riesci finalmente a sapere quando è che il signor Rossi vorrà vendere casa o avrà necessità di acquistarne un'altra. Banalmente, l'esempio che faccio più spesso qual è? È basato sulla crescita demografica. È il signor Rossi, coppia giovane, che tu vai a schedare all'interno del gestionale, oggi ti compra il bilocale, tempo X tempo potrebbe arrivare un figlio, ha bisogno del trilocale, poi del quadrilocale, piuttosto che quindi questa ricorrenza viene ricordata in qualche modo da questo ipotetico sistema, esatto, ok, ripetuto n volte. Da e quindi... circa un anno noi stiamo marcando tanto sull'importanza di non è profilare, diciamo, è andare a dettagliare meglio, sì, qual è lo stato del tuo cliente in quel momento storico, indipendentemente, okay, dal fatto che esso poi si diventi effettivamente tuo cliente oppure no, magari non compra con te, però tu ce l'hai in banca dati a livello di richiesta e quindi lo puoi andare a risollecitare nel futuro. Quindi un cliente perso oggi potrebbe essere un cliente acquisito domani, ma se non hai questi dati difficilmente lo riuscirai a catturare e recuperare in seguito. Ok, tu sai che io sostengo che l'agente immobiliare, il cliente che chiama l'agente immobiliare al telefono oppure entra in agenzia, entra solitamente
per l'immobile, non entra perché ha scelto quell'agente immobiliare. Il marketing ci racconta un'altra cosa, ci dice che devi essere talmente bravo come operatore da interessare la persona prima che questa diventi cliente. Ok, questa dovrebbe essere insomma l'ambizione anche degli agenti immobiliari per evitare proprio quella concorrenza spietata dell'ultimo miglio. Ok? Certo. E come la tecnologia, secondo te, può aiutare l'agente immobiliare in questo percorso? Allora, la tecnologia lo può aiutare sicuramente. Il problema grosso qual è? Che l'agente immobiliare è una delle professioni più difficili che ci sono. Perché l'agente immobiliare è dopo il neurochirurgo sì, c'è l'agente immobiliare. L'agente immobiliare di fondo ha due target di clienti. Normalmente tutte le aziende hanno un target ben specifico. Quello è il mio cliente, la mia buyer persona, e la identifico e faccio azioni per raggiungerla. L'agente immobiliare invece ha due target completamente in antitesi. Uno che deve vendere e uno che deve comprare. Quindi di conseguenza anche il tipo di comunicazione cambia completamente. Finché si tratta di intercettare il cliente che deve acquistare, secondo me il personal branding piuttosto che la percezione del marchio, eccetera, lascia il tempo che trova. La persona non verrà mai a comprare casa da te 9 volte su 10 perché sei simpatico, perché sei bello, perché sei arrivato, sei il numero uno e così via. All'utente interessa principalmente l'immobile, dei suoi sogni, la sua casa ideale, e quindi lì vince chi ha quell'immobile in quel momento. E da lì, diciamo, l'incarico in esclusiva è sicuramente un requisito sine qua non per raggiungere questo obiettivo. D'altronde invece bisogna lavorare molto sul personal branding, sulla professionalità e su quello che può essere l'attenzione, il servizio al cliente e la differenziazione, quindi essere riconosciuto come un professionista valido nel momento in cui io devo acquisire il cliente che deve vendere l'immobile. E quindi ho bisogno di alimentare il mio portafoglio di immobili prendendo i pezzi migliori che sono sul mercato. Lì c'è una strategia di comunicazione totalmente diversa. Oggi la tecnologia per intercettare quel tipo di clientela si può aiutare tantissimo la gente basandosi su inserzioni che possono essere veicolate tramite social network, che possono essere anche categorizzati in base anche al livello medio alto, lusso e così via, piuttosto che un livello diciamo un po' più alla portata di tutti. Quindi con pochissimi investimenti, con azioni ben mirate legate ai social, o magari se uno ha una buona banca dati nutrita, email, sms marketing e così via, si riescono a raggiungere quelle persone senza trascurare comunque quello che c'è sempre stato, ovvero pubbliche relazioni e pubblicità visiva anche di vecchia concezione, quindi cartellonistica e quant'altro, che oggi magari tutti dicono vabbè, mi sposto semplicemente a fare pubblicità sui portali e tralascio completamente tutto il resto. Invece il marketing mix deve raccogliere un po' tutto, insomma. Sì, torniamo un po' alla gentilezza di Carosello. Praticamente. Ecco, in cui c'era questa parte di narrazione. Esatto. E poi gli ultimi 30 secondi arrivavano col prodotto, no? Contestualizzato. Ma guarda, oggi le persone si informano tantissimo e molto più di prima, e hanno a portata di mano, perché sempre nella loro tasca, l'informazione veicolata tramite smartphone. Il primo canale di informazione che si possa pensare non è più il telegiornale, radio, ok, sono i social network, perché la prima cosa che fai al mattino quando prendi il cellulare è dare una sbirciata un po' al news feed del tuo social preferito. E lì ci devi essere. Quindi nel momento in cui io tutti i giorni ti vedo, diventi un amico di famiglia. E il giorno in cui, magari può essere tra una settimana, un mese, un anno, avrò un'esigenza di ambito immobiliare, andrò a impattare molto più facilmente con te perché già ti conosco. È un discorso appunto di andare a fare quella che si chiama brand awareness, quindi entrare nella testa delle persone prima che si verifichi il loro bisogno. Certo. Quindi diciamo, una famosa bibita che tutti conosciamo, gassata con la ricetta segreta, ti fa pubblicità in continuazione, non soltanto nel momento in cui hai sete. Certo. Arriverà il giorno in cui avrai sete e vorrai bere quella bibita lì. Sì, soprattutto non ti dice comprami. Esatto, non ti dice mai comprami. No, certo. Ti dice che esiste. Sì, narrazione. Narrazione, certo. Ti dà un senso positivo di quello che può essere il contesto in cui si colloca. Quindi troviamo la bottiglia sul tavolo, però c'è la famiglia, gli amici, i colleghi e così via, però non c'è la bottiglia che viene messa nel sacchetto della spesa. Su questo ci troviamo per una puntata a parte, perché la riempiamo solo su questo tema. Certo. E torniamo a Gestim. Quali sono le novità di Gestim
per agenti immobiliari? Allora, cose fresche. Novità, cose fresche fresche proprio dell'ultimo minuto. Abbiamo finito l'integrazione con le piattaforme VoIP, quindi abbiamo la possibilità di collegare al gestionale quelli che sono le piattaforme VoIP più diffuse, quindi Asterisk e VoiceSpeed della Team System al momento, che sono appunto centralini digitali VoIP. Il cliente ti chiama in agenzia e tu già vedi sul display il nominativo del cliente, perché il dato viene pescato dalla banca dati piuttosto che ti si apre già la scheda del cliente. Okay. Oppure dalla scheda del cliente fai un click e lo chiami direttamente, ti viene registrata anche l'attività della telefonata effettuata. Okay. E così via, fino ad arrivare a tutta una serie di dati che poi il centralino registra di per sé, che parla appunto col gestionale, quindi si vanno a mettere a confronto. Questo è un primo, una proprio fresca fresca dell'ultimo momento. Poi abbiamo ristrutturato completamente la gestione delle statistiche, ma poi di novità ce ne sono veramente tante all'interno di Gestin, perché non ci fermiamo mai, abbiamo sempre rilasciato qualcosina. Stiamo per uscire anche finalmente, perché stiamo in ritardissimo, anzi chiedo scusa a tutti i nostri clienti che l'aspettano da tempo, con l'app di Gestin. Ah, okay. L'avevamo fatta, l'avevamo quasi rilasciata, e come tutte le cose, quando sei pronto per tirarla poi vi dici ok, butta via tutto e rifacciamola. Ecco, e quindi adesso ci siamo, adesso praticamente ci siamo. Ottimo, un bel regalo di Natale. Esatto. Benissimo. Allora, come fa l'agente immobiliare a entrare in contatto con Gestin? Allora, ci sono vari modi. Prima di tutto il nostro sito www.gestin.it, poi noi siamo presenti ovunque ci sia una manifestazione importante. Saremo, ecco, per esempio sabato al Bifima, saremo presenti al Real Estate Awards sicuramente, saremo presenti ovunque da un certo punto di vista, poi creiamo anche noi spesso eventi e così via. Ci potete appunto contattare tramite il nostro sito oppure allo 0735 566 141, ci sono le nostre ragazze del customer care che vi aspettano, e poi abbiamo presenze locali in Lombardia, Piemonte, Veneto e così Perfetto. Via. Vi veniamo a trovare a casa, insomma. Magnifico, magnifico. Allora, prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi raccontarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello @gerardopaterna.com. Ti aspetto in occasione del prossimo video. A presto.